Ciao Grigliere Duro Crew, io sono Filippo e oggi vi parlo delle 5 migliori bistecche low cost. La nostra voglia di grigliarci delle belle bisteccazze di manzo è sempre tanta, ma tanta tanta. Però bisogna anche guardare un attimo al portafoglio. Non è che tutti i giorni possiamo grigliarci costate, fiorentine, filetti contro filetti, perché comunque dobbiamo anche guardare appunto la spesa. Quello che voglio fare oggi con voi è darvi un'alternativa altrettanto valida in termini di gusto e di resa finale, però andando anche a risparmiare qualche soldino, che è sempre una bella cosa. Facciamo una piccola premessa. Una costata, una fiorentina, un filetto, ma anche i tagli di cosiddetti low cost, quindi tagli di seconda categoria, se andiamo a prenderli di una razza magari pregiata, andremo comunque a pagarli tanto. Cioè, vi faccio un esempio: se pigliamo un diaframma di Wagyu, sicuramente non è che ce lo portiamo a casa con 10 euro, però è altrettanto vero che una costata di Wagyu andremo a pagarla veramente veramente tanto rispetto magari a una Chianina o una Fassona piemontese. Partiamo subito dal diaframma, che è quello che in questo momento va per la maggiore tra i tagli di seconda categoria. È abbastanza semplice da reperire in tutte le macellerie e si inizia anche a trovare in diversi supermercati specializzati nelle confezioni sottovuoto. Il diaframma è un muscolo che sta al di sotto della gabbia toracica e serve per, sia nell'uomo che anche nell'animale, per la respirazione. Quindi è un muscolo che lavora veramente veramente tanto durante la vita dell'animale e quindi è caratterizzato da un sapore molto intenso, anche molto ferroso, dovuto proprio all'irrorazione di sangue. È caratterizzato poi da delle fibre molto grosse e si vedono molto bene lungo il diaframma, che sono tutte allineate una sull'altra lungo proprio la lunghezza del pezzo di carne. Il diaframma poi è caratterizzato da una buona infiltrazione di grasso anche negli animali dove solitamente c'è poca marezzatura. Il metodo migliore per grigliare il diaframma è il flip and brush, quindi rigirare velocemente la carne e spennellarla con un grasso per ottenere appunto la crosticina migliore. Il secondo taglio di cui voglio parlare oggi è la bavetta, la cosiddetta flank steak per gli americani. È un taglio di pancia, quindi lo troviamo nella parte addominale del manzo. È un taglio sottile, di dimensioni importanti, con fibre molto grosse che vanno lungo tutta la bistecca. Quindi ricordarsi sempre, come per il diaframma, di affettare controfibra. È un taglio che si presta tantissimo alle marinature proprio per queste fibre grosse che agiscono come una spugna ed è usata tantissimo per fare tortillas, taco, tutte quelle ricette sudamericane, quindi poi tagliato sottile e messo dentro nel wrap. Anche qui, essendo molto sottile come taglio, la tecnica migliore di cottura è il flip and brush. Se però vogliamo grigliarci un bel bisteccone e non abbiamo la possibilità di pigliarci una bella costata, una bella alternativa è una bella bistecca di reale. Il reale lo usiamo tantissimo anche per il pepper stout beef, ma in questo caso ci facciamo tagliare dal macellaio una bella bisteccazza di 3-4 dita. Alla fine sono gli stessi muscoli che arrivano dalla costata, però un pochino meno pregiati. Abbiamo quindi questo nostro bel bisteccone che possiamo lavorare o in reverse o in New York style, oppure addirittura schiaffato direttamente in mezzo alle braci. Qui parliamo invece di fibre più piccoline, già comunque nella bistecca le fibre sono corte, quindi potete affettarlo un pochino come volete, qui non abbiamo un problema di stare contro fibra, quindi più tranquilli. Sempre dalla spalla, come per il reale,
abbiamo anche il cappello del prete. Il cappello del prete è un taglio abbastanza pregiato, forse tra i più pregiati di quelli, diciamo, di seconda scelta. In Italia viene utilizzato principalmente per bolliti, brasati, però ha dei buonissimi risultati anche al barbecue e in questo caso proprio in griglia diretta. Il cappello del prete, come sapete, è caratterizzato da quella vena centrale di connettivo. Se noi andiamo a sezionare questa vena centrale, andiamo a ricavare due belle bistecche chiamate flat iron stack. Queste due bistecche risultano abbastanza simili alla bavetta, quindi piatte e belle grosse, però sono caratterizzate da fibre molto più sottili, quindi più pregiate. Anche qui il metodo migliore, come per tutti i tagli sottili, è il flip and brush, quindi andiamo a rigirare spesso la nostra bistecca in modo che creiamo una bella crosticina esterna mantenendo la cottura dentro al sangue e quindi una bella succosità interna. Per ultimo vi ho lasciato uno dei miei tagli preferiti, il tri-tip, lo spinaccino. Lo spinaccino è un taglio della coscia, quindi lo troviamo nel posteriore del manzo. Se lo trovate di importazione è facile anche che abbia un bel fat cap, quindi una bella copertina di grasso sopra, e alla fine risulti anche abbastanza simile alla picagna, però costa la metà. Io lo preparo intero, molto spesso nel mio barrel, ma potete farlo anche in un barbecue con coperchio, facendo un searing iniziale, quindi una bella crosticina, dopodiché lo sposto in indiretta e continuo la cottura fino alla temperatura desiderata, che solitamente è al sangue, massimo una cottura media. Anche questo taglio è caratterizzato da una buona infiltrazione di grasso anche nei manzi magari meno marezzati, quindi vi rimarrà comunque bello succoso. State ben attenti quando lo affettate, perché anche lui è un taglio caratterizzato da fibre molto grosse, quindi sbagliando e non affettandolo bene contro fibra, poi vi risulterà gommoso e abbastanza ciccoso. Siamo arrivati alla fine del viaggio delle mie personali 5 bistecche low cost. Ce ne sono tante altre, queste però secondo me sono le migliori sia per facilità nel reperirle e anche poi nel risultato finale. Quindi non ti resta che accendere il barbecue, procurarti la ciccia e grigliare duro. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato quando caricheremo nuovi video. Ricordati anche che non siamo solo su YouTube, ma ci trovi anche su Facebook e Instagram. Se vuoi imparare a grigliare con noi, da zeroagriller.com, il primo videocorso d'Italia per imparare a grigliare duro.